Ha spaccato un tubo della fogna. Questo non ci voleva. Oh! Che roba è? Petrolio! Luca Zingaretti, con questo film è iniziato un rapporto piuttosto stretto con Pesaro e con tutto il territorio. Lei ha parlato anche di una particolare morbidezza dell'ospitalità che l'ha colpita in questa zona. Si è trovato bene quindi? No, mi sono trovato molto bene perché è stata una piacevole sorpresa, piacevolissima sorpresa. Io poi per un paio di settimane ho portato anche qui la famiglia, mia figlia è impazzita, adesso l'ho chiamata, c'ha 3 anni e mezzo, mi ha detto salutami la palla, che sarebbe la palla di pomodoro perché la portavamo sempre lì a giocare, quindi ma non è che abbia fatto un grande sforzo nel trovarmi bene, perché come dicevo prima questa è una terra ospitalissima dove si mangia bene, dove c'è una qualità della vita che magari voi pesaresi darete per scontata, ma per chi invece viene da fuori è un'epifania. A proposito del film, ha parlato di una caratteristica particolare, un senso di inafferrabilità che hanno solo le grandi opere. Quindi già dalla presentazione, dal successo ottenuto ad Hollywood e poi al Bari Film Festival, ora questa anteprima a Pesaro, si aspetta anche lei tanto da questo ultimo film? Ma io mi aspetto che vada bene, perché noi ci abbiamo messo tanta passione, abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità e credo che sia un film che meriti, perché Marco ha scritto una bellissima sceneggiatura, il cast è un cast di attori tutti bravissimi e soprattutto la storia che è venuta fuori è una storia bella, è una storia che piacerà che andarla a vedere, il problema è convincerli ad andare, perché poi sono sicuro che in questi casi qua, almeno spesso e volentieri, funziona il passaparola, no? Quindi e poi soprattutto io mi auguro che vada bene le sale, perché poi il motivo per cui si fanno i film è per farli vedere alla gente, ecco, al di là di queste premiere che sono andate molto bene e che ci hanno confortato per il loro esito. Un film importante per accendere i riflettori su di noi, ha detto oggi Sindaco, ma anche una grande occasione per promuovere tutte le Marche. Che immagine ne esce secondo lei? Bella, sono tra i pochi che hanno visto il film, perché ero a Bari sabato all'anteprima del festival. È bella, una bella immagine, delle bellissime terre, emerge moltissimo Cagli come eccellenza del nostro territorio, molto Pesaro, molto Fano, ma complessivamente esce fuori una terra sicuramente bellissima, anche di gente tosta. La storia è proprio pesarese, cioè non solo i personaggi parlano il pesarese, ma è una storia che potrebbe riguardare famiglie e aziende del nostro territorio. È una storia di amicizia, è una storia di lavoro, è una storia di riscatto ed è una storia anche dove lo scontro generazionale in qualche modo diventa l'elemento vincente del film. Alla fine sono i giovani che consentono di vincere e quindi c'ha molte sfaccettature che mi hanno entusiasmato e soprattutto ci consentono di accendere un riflettore grandissimo sul nostro territorio e ne abbiamo bisogno tantissimo. Io spesso e volentieri parlo di una città nazionale, stavolta l'abbiamo fatta internazionale con questo film, speriamo che sia soltanto un primo passo, perché ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno la nostra economia, dobbiamo essere molto ambiziosi ma dobbiamo essere competitivi. Io faccio il paraculo, così tu puoi continuare a fare il puro. Giuda! Io non ho mica capito, allora Ermanno è petroliere o rivoluzionario? E adesso con Waffni?